il doppiaggio è emozionante, è bello, è un lavoro che diciamo ha proprio delle cose sono simili logicamente a quello che è il mio lavoro di fare l'attore, però per delle altre cose è veramente distante, soprattutto per noi è difficile, almeno per me, adattarmi a un ritmo che non è il mio, a una comicità che deve venire fuori da un ritmo che non è quello mio, no, di quando recito, perché i personaggi americani sono prima recitati e poi disegnati, e quindi io invece mi devo adattare ai suoi tempi comici, quindi devo trovare una parte di me che però si adatta alla parte dell'attore americano. Ciao Giampaolo, com'è ritornare in casa Disney? È emozionante, è sempre bello, sai che stai dando un piccolo contributo a qualcosa che comunque ha dietro un lavoro enorme, ha dei talenti incredibili, e questo si sente, lo avverti quando vedi il film sullo schermo, le gag, il talento degli attori che l'hanno recitato, e quindi è sempre un onore poter dare un piccolo contributo a dei film che sono comunque di base, partono altissimi. E se tu avessi la bacchetta magica in questo momento e potessi tornare indietro e doppiare un personaggio Disney che ti è particolarmente piaciuto, che ovviamente non hai doppiato tu, quale sarebbe? Allora, io sono molto legato alla Spada nella Roccia e sicuramente non ti dico Merlino, che magari ha una voce più, almeno quando io lo vedevo da bambino è un anziano, ma se io potessi tornare indietro bimbo doppierei Semola. La Spada nella Roccia è il film che quando vedo mi fa venire le farfalline nella pancia. Grazie mille.